esponenti del Partito Democratico dicono il Movimento 5 Stelle si oppone al TAP perché sono amici di Putin. Sul fronte no TAP è la giornata politicamente più calda. A guidare la protesta e accendere gli animi c'è Alessandro Di Battista. Ma vi rendete conto che dato che si supportano delle battaglie giuste dobbiamo essere denigrati in questo modo, costantemente? Ma tanto più ci infangano, più cresciamo e prima o poi in questo paese si tornerà a votare. Prima o poi. E con il governo del Movimento 5 Stelle quest'opera la blocchiamo in 2 settimane. Il Movimento 5 Stelle si è dato appuntamento qui, sul mare di San Foca, bandiera blu da 6 anni, approdo della grande condotta che prevede di portare il gas dall'Azerbaigian all'Italia, ma la partecipazione è trasversale. Abbiamo portato la famiglia perché si parla anche del futuro dei nostri bimbi. Non è giusto che ci impongano tutto questo se la popolazione non è convinta. Più monterà questa manifestazione, questa protesta straordinaria, e più alzeranno le offerte, perché non possono permettersi di perdere quei 2 miliardi di euro che provengono dalle tasse di tutti i cittadini europei e finiranno in una multinazionale senza alcun tipo di controllo. Arriveranno e proveranno a comprarvi, come con qualche bonus. Ricordatevi che è sventurato il paese che sostituisce i diritti con i bonus. Di Battista parla anche della sospensione dal Parlamento per le proteste sui vitalizi. E anche lì facciamo azioni non violente, le abbiamo fatte dal primo giorno. Il riferimento alla querela per diffamazione per cui è indagato insieme a Grillo invece è tra le righe. E non molleremo mai, e più ci infangano più significa che hanno paura. Più ci infangano più significa che hanno paura. Non si è visto un politico salentino. Questi signori hanno la faccia pulita, le mani pulite, vengono qui in piazza. C'è gente che li continua a votare e dice: a me non mi piace Renzi, però Emiliano si sta dimostrando diverso. No, se sei del PD sei parte del PD. La giornata politica no TAP va avanti fino a sera con la protesta dei sindaci in piazza a Lecce. Le opere si devono fare con la condivisione dei territori che le devono decidere, se no le opere non si fanno, lo dobbiamo capire o no? Il cantiere TAP intanto continua a essere presidiato giorno e notte. Chi dice che protestare in questo modo, sedendosi davanti a un camion, sia un atto eversivo, è lo stesso che in maniera eversiva qualche giorno fa ha salvato un condannato in Parlamento come Minzolini. Sono loro gli eversivi.